Radio Cooperativa, 18 settembre 2020, sono le 14 e 12 minuti e questa è la trasmissione settimanale dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La voce che sentite, penso che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici la possano riconoscere, è quella di Maurizio Angelini che vi saluta. Ed ho il piacere di dirvi che oggi in studio abbiamo, dopo qualche anno di assenza, un felice ritorno, quello del professor Franco Fasulo, nostro consulente storico, nostro protagonista di tante belle trasmissioni, sia trasmissioni organizzate dall'ANPI, ma anche trasmissioni storiche, vecchie di Radio Cooperativa. Adesso il professor Fasulo, prima di entrare nel merito della trasmissione, vi saluta e ritorna a voi. Prego Franco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, io oggi vorrei parlare del 20 settembre. Io vicino al microfono, professore. È una data importante da ricordare perché segna la fine del Risorgimento. È così. Qualcuno sostiene che c'è stata anche la Prima Guerra Mondiale, ma secondo me la Prima Guerra Mondiale è fuori del Risorgimento. Fa parte di quella storia di lotte imperialistiche europee e non solo europee che ha caratterizzato il Novecento e quindi è un'altra cosa, anche se c'erano delle istanze soprattutto da parte dei repubblicani, dagli irredentisti eccetera, che volevano finire con la conquista di Trento e Trieste l'unità d'Italia, in realtà è ormai superata l'epoca dei conflitti patriottici. Diventa... Quindi parliamo, scusami Franco, sì. Oggi parliamo del 20 settembre del 1870, cioè di 150 anni fa. Mi permetto di ricordare che in quasi tutte le città italiane, a Padova per esempio, ma credo dappertutto, mi viene in mente Mestre, ma in tutte le città italiane esistono delle vie, delle piazze dedicate al 20 settembre 1870, quindi c'è una tradizione che si è molto molto sbiadita, che dava valore e rilevanza pubblica a questa data. Certo. A te. Allora, la fine del 20 settembre è stato il concordato che Mussolini nel 29 si è messo d'accordo col Papa e hanno dimenticato il 20 settembre, cioè il 20 settembre è stato cancellato dalle feste nazionali. Poi con l'avvento della Repubblica Democratico Cristiana, perché bisogna dire la verità che gli anni, soprattutto gli anni 50, hanno visto una presenza massiccia della Democrazia Cristiana al governo, è rimasto patrimonio di piccole minoranze. Citavo anche ieri Ernesto Rossi, il gruppo radicale, Pannunzio, eccetera, ma erano piccoli gruppi emarginati dalla politica che conta. Allora, perché è importante? Prima di tutto perché sancisce la fine del più antico Stato italiano, che era italiano ma era anche sovranazionale, lo Stato della Chiesa. Lo Stato della Chiesa nasce con la caduta dell'Impero Romano praticamente, quando Bisanzio non riesce a stabilire direttamente il controllo sull'Italia, è il Papa che fa le veci dell'imperatore. E quindi il patrimonio di San Pietro, come viene anche chiamato, perché il Papa piange miseria con il re dei Franchi per ottenere delle concessioni territoriali, e lo Stato di San Pietro dominerà la politica italiana perlomeno per 10 secoli, quindi dal 700 al 1870 appunto. Quindi è importante innanzitutto perché semplifica lo schieramento degli stati italiani, è l'ultimo degli stati italiani preunitari che cade. Nel 59 era caduta la Lombardia, con le annessioni subito dopo anche l'Emilia Romagna, la Toscana e la parte nord delle Marche, poi nel 60 Garibaldi conquista la Sicilia e il Regno di Napoli. E infine Castelfidardo è la vittoria dei Savoiardi, diciamo dell'esercito del re, sulle truppe italo-francesi
del Papa guidate dal generale Lamoricière. Quindi voglio dire, nel giro di 20 anni, tra il 59 e il 70, praticamente si compie l'unità d'Italia, almeno la parte più grossa dell'unità d'Italia. In realtà è una lunga questione diplomatica, perché la Francia, che dal 1849, essendo stata la protagonista della caduta della Repubblica di Mazzini, della Repubblica Romana appunto, la Francia aveva esercitato una sorta di controllo sullo Stato Pontificio, mandando i suoi soldati e lasciando libera l'adesione alla cosiddetta legione di Antibes, gli Antiboini come venivano chiamati, che erano dei francesi e anche degli spagnoli e degli irlandesi e dei cattolici di tutto il mondo, che combattevano per il Papa, che si sono schierati a difesa di Roma. Ah, quindi ci sono dei volontari, sì, papalini, non ci sono solo i volontari nel 48, nel 49, Garibaldini, giovani studenti, ci sono i volontari che vogliono difendere il Papa. Tra gli altri anche un antenato. Talebani. Del conte Fracanzani, c'era. Tra i padovani, ricordo di aver letto che c'era anche il conte Fracanzani, che deve essere il nonno, credo, o il bisnonno dell'attuale, non più onorevole, non più deputato, ma ancora vivo, insomma, ancora fa ancora l'avvocato, insomma. Sì, sì. Quindi voglio dire, ci sono lunghe tradizioni. In realtà il mondo allora si divideva in due, i clericali e gli anticlericali. Non c'era quasi nessuno che riuscisse a avere una posizione equilibrata. Da una parte c'era il Papa, che col sillabo del 1864 aveva condannato il liberalismo, il socialismo, il comunismo, tutto quello che era di moderno nell'Italia e nel mondo. E quindi, diciamo, non è paragonabile al Papa attuale. Papa Francesco... In ecclesia sola salus, cioè la salute, sì, la salvezza è solo nell'obbedienza. L'attuale Papa sarebbe stato scomunicato come modernista, come pericoloso. Ah, Papa Bergoglio, certo, avrebbe fatto una brutta fine. Voglio dire, non avrebbe potuto sopravvivere. Mm. E quindi, diciamo, l'ala destra dello schieramento era sì composta da legittimisti che sostenevano che tutti i sovrani nascevano da Dio. Il potere sovrano era una specie di investitura divina sui regnanti, e quindi negare il Granduca di Toscana, il re di Napoli o delle due Sicilie, per meglio dire, significava essere su posizioni eretiche, perché è come lo zar, l'investitura divina. Tutti quegli stati assolutistici, autocratici, eccetera, nascono da un'investitura divina. Ah, ti interrompo per dirti, un po' scherzosamente, dopo la trasmissione che stai conducendo tu, adesso ti ridò la parola, c'è un'altra trasmissione gestita da un sacerdote, Don Franco Scarmoncin, che si chiama Liberamente. Tu hai detto un momento fa che il legittimismo consisteva nell'attribuire al potere una investitura, un merito, una dignità che veniva direttamente da Dio. Giusto? E quindi gli avversari del potere non facevano solo un dispiacere al re, al sovrano, all'imperatore, ma facevano un dispiacere a Dio, per così dire. Ecco, Don Franco Scarmoncin, vedi come vario il mondo, sostiene esattamente il contrario, che secondo lui il potere comunque di per sé non è cattivo, ma quasi, bisogna stare molto attenti al potere. Eppure, infatti, secondo punti me, di vista, punti l'interpretazione di vista che si può dare del Vangelo è che Satana è il potere. Così dice Don Franco. Gesù Cristo non ha mai avuto ambizioni di potere, perché era appunto convinto che il potere fosse malefico, satanico in qualche modo. E questa è una lunga tradizione della sinistra cristiana, diciamo, dal Medioevo. Da Fra Dolcino, per dire, certo, il primo nome che molti viene in mente, che poi vengono bruciati, però questi, vengono tutti bruciati, questi sinistri cristiani, come eretici. La cosa grave è che non vengono bruciati perché nemici politici del Papa, ma vengono bruciati perché considerati eretici, come Giordano Bruno. Per dire, vabbè, forse, torniamo allora torniamo 1800, al 20 settembre del 70. Allora, in realtà cosa è successo in Europa? Che Napoleone III ha dichiarato guerra alla Prussia ed è stato sconfitto.
sconfitto clamorosamente e fatto prigioniero a Sedan. E quindi a settembre... Sedan è in Francia, in Belgio, è in Francia. E quindi a questo punto ci sarà anche una battaglia nella Seconda Guerra Mondiale. È uno di quei terreni destinati come alla battaglia. È vero, è vero. Ecco, ma quindi, venne sconfitto dalla Germania. Dalla Germania, dalla sì, Germania. La Prussia ufficialmente, ma accanto alla Prussia c'erano tutte le altre potenze. Ah, perché non è ancora... Anche quelle cattoliche. Il Reich tedesco è una confederazione di stati. Verrà fondato il Reich tedesco proprio a Versailles. Sì. Nella vecchia reggia del re di Francia tutti gli stati tedeschi si riunirono e proclamarono imperatore il re di Prussia. E quindi provocatoriamente proclamano l'impero tedesco dopo Sedan, a casa vostra lo facciamo. Allora a questo punto il Papa è scoperto sul fianco politico, di politica estera insomma. La Francia, fra l'altro è stata proclamata una repubblica anticlericale, per cui andrà a combattere anche Garibaldi, che scapperà, era stato mandato a Caprera sotto il controllo delle navi della flotta italiana, ma lui riuscirà a scappare con una barchetta e riuscirà ad andare in Francia, dove combatterà e otterrà anche qualche vittoria sui tedeschi, accanto agli altri, a Vittorio Hugo, eccetera, tutta la sinistra francese che combatte contro la Prussia. Sì. Ma questa è un altro un'altra storia. Quindi il Papa perde il suo protettore, sostanzialmente. Allora, il suo garante. Il suo protettore, però il re d'Italia non vuole che nasca una rivolta a Roma contro il Papa, perché teme che Mazzini e Garibaldi, Mazzini è stato messo sotto in carcere a Gaeta, e quindi anche Mazzini è tagliato fuori dalla scena politica, e Garibaldi appunto a Caprera e poi in Francia. È anche difficile far insorgere Roma, perché i romani patrioti sono divisi in varie correnti che si richiamano appunto a Mazzini e a Garibaldi, e qualcuno anche al re d'Italia, ma è una piccola minoranza i fautori dei Savoia. E quindi bisognerà che l'esercito italiano eserciti direttamente una pressione militare. Il generale Cadorna, primo di questo nome, poi ci sarà anche il nipote che combatterà nella Prima Guerra Mondiale, che è un piemontese, ma insomma un legato ai Savoia da antiche tradizioni di sudditanza, è cattolico, non è un massone, poi parleremo della massoneria. È bene intanto chiarire che non tutti sono massoni, ci sono anche i cattolici che combattono con il re. Quindi lui è un militare cattolico praticante. Il quale manda 50.000 uomini alle porte di Roma, e alla fine ci sarà l'irruzione dalla breccia di Porta Pia, anche se il Papa dice di fare una opposizione solo simbolica, però ci saranno una cinquantina di morti, soprattutto italiani dell'esercito di Savoia, perché i francesi volontari, gli antiboini, per così dire, e gli zuavi del Papa combatteranno una battaglia soprattutto simbolica. Gli zuavi sono quelli con le braghe alla zuava, no? Certo, ormai, con le braghe a sbuffo, insomma. Ormai noi conosciamo solo le braghe alla zuava, ma nell'Ottocento c'era tutta una serie di truppe, soprattutto i francesi, che combattevano con queste braghe, che dovevano essere facilissimi da colpire, perché portavano i pantaloni rossi e la giacca blu. Quindi, ma loro erano francesi? Dove erano gli zuavi? Erano francesi? Gli zuavi erano francesi, sono nati, credo, nella lotta contro per annettere l'Algeria. Quindi dal 1830 credo che siano nati, però su questo non sono sicuro. È un azzardo. Vabbè, dai. Comunque c'è una resistenza molto modesta da parte dei papalini. E quindi Roma viene conquistata. Non però la città del Vaticano, l'odierna città del Vaticano, la parte dove c'era la residenza del Papa, dove c'era San Pietro, eccetera, che viene lasciata fuori dall'occupazione militare. Ah, quindi volutamente non la occupa. E perché, Franco? Perché il re d'Italia aveva in mente di fare le guarentigie,
la legge è dell'anno successivo, del 71, ma erano già disponibili delle bozze che circolavano, in cui si prevedeva l'istituzione di uno Stato, sia pure simbolico, poco più, perché il territorio è molto... saranno 2 chilometri quadrati, 2-3 chilometri quadrati, però è extraterritoriale e quindi i soldati italiani non possono entrare in uno stato futuro che sarebbe stato... Ah, quindi diciamo che Vittorio è Vittorio Emanuele II, no? Il sovrano d'Italia, ormai dal 61 siamo nel 70, si autolimita, dice, beh, noi prendiamo la città perché ne vogliamo fare la capitale civile dello Stato, ma sappiamo che all'interno dello della città ci sono dei luoghi che sono il simbolo della cristianità cattolica, cioè universale, e quelli noi non li vogliamo toccare, come posso dire, realizzando in questa intenzione il principio di libera Chiesa in libero Stato, insomma. Cioè noi la Chiesa non la tocchiamo, però anche, il Papa non gli basta. Anche perché c'è un altro fatto da tenere presente. Sì. Il re è cattolico. Vittorio Emanuele II, anche se scomunicato, perché era stato scomunicato più volte, ultimamente nel 1870, ma era già più vecchio di scomunica, tant'è che si farà, quando muore, riceve l'estrema unzione. Ah, gli danno l'estrema unzione. Anche se il Papa aveva proibito ai suoi sacerdoti di dare l'estrema unzione a questi scomunicati, in realtà... ci sarà un funerale religioso, insomma, anche per... Sì. Vabbè, quindi insomma c'è questo ingresso senza grande resistenza, c'è questa voluta distinzione, ma il Papa non basta, no? Perché il Papa non dice, va bene, d'accordo, io mi tengo la parte spirituale e voi tenetevi la... Non è così. Infatti questo spiega tutta la politica del Papa fino al 1929. Il non expedit prima, quindi non giova ai cattolici prendere parte alle elezioni, anzi c'è la scomunica per chi partecipa alle elezioni, e quindi il Papa si limita a accettare il fatto compiuto senza riconoscerlo ufficialmente, no? Si rinchiude nel palazzo, come si diceva, no? Mentre invece, per dire, il funerale di Mazzini sarà laico, e così quello di Garibaldi. Sì. Dei tre padri, diciamo, cosiddetti del Risorgimento, l'unico che avrà il... come si può dire, la sepoltura cristiana, cattolica, e marcherà quindi con questo la sua fedeltà. Lui scrive una lettera al Papa anche il giorno prima di mandargli le truppe, dicendo che lui è un buon cattolico. Questo eccetera. È Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II, quindi è da tenere presente. Ma secondo te, spiegalo un po', perché lui si premurava di fare queste operazioni di rispetto? Ti porto via lo Stato, però ti lascio la parte... Perché sente il bisogno di esplicitare questo rispetto? Perché politicamente l'Italia era un paese cattolico. Certo. E quindi il 90% della popolazione italiana circa, se si può fare un azzardo, era fedele al Papa, alla Chiesa Cattolica, eccetera. C'era solo una minoranza laica, un 10-20% al massimo, di laici, liberi pensatori, eccetera. E quindi la politica del re è di consolidare il fatto compiuto dell'Unità d'Italia, ma senza scontentare il Partito Cattolico, insomma. Che fosse possibile è tutt'altro che facile. In realtà era solo un apparente stato di non belligeranza tra il Papa e il sovrano, ma il tentativo è stato fatto comunque da Vittorio Emanuele II. A questo punto inizia un nuovo periodo di storia politica italiana, che vede lo scontro tra la destra storica, che erano gli eredi di Cavour, sostanzialmente i fedeli del re, eccetera, e le varie sinistre, prima la sinistra, poi l'estrema sinistra, che alla fine confluiscono in un grande accordo, che si può anche chiamare trasformismo, tra destra e sinistra, che governerà l'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale. Tanto per essere rapidi nel discorso, certo c'erano le alternanze, i governi si succedevano, erano di breve durata
un anno e mezzo, due anni massimo. Anche allora. Però non c'è mai stata una rivoluzione parlamentare in senso stretto, una sostituzione. Quando la destra ha perso le elezioni del 76, in parte è stata sostituita, ma alcuni esponenti della destra si sono alleati con la sinistra, e quindi i governi De Pretis, Crispi, eccetera, sono di una sinistra molto moderata, per così dire, è una pseudo-sinistra, è una sinistra liberale, sì, sostanzialmente. Quindi nello schieramento politico c'era una estrema destra legata al Papa, eccetera. Solaro della Margherita, per esempio, è un diplomatico e uomo politico piemontese, savoiardo, che guida questa opposizione, che peraltro si riconduce a poco. Poi c'è il centrodestra, diciamo liberale, guidato da, prima da Cavour, poi da Farini, Minghetti e tutti i suoi successori, Lanza, che è il Presidente del Consiglio all'epoca della presa di Roma, e poi c'è la sinistra ex garibaldina di Crispi, la sinistra ex repubblicana di De Pretis, e poi ci sono dei gruppi che non si piegano agli accordi e sono i primi mazziniani o gli ultimi mazziniani, e poi dal 1882 il Partito Socialista con Andrea Costa entra in Parlamento. Che all'inizio, quindi, si chiamava Partito Operaio. Sì, prima Partito Operaio, e poi... Ma siamo già adesso alla fine dell'Ottocento. Poi Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, poi chiamato anche Partito Socialista Rivoluzionario Italiano, ma in realtà era sostanzialmente romagnolo. Era il gruppo che si erano staccati, Andrea Costa si è staccato dall'anarchismo e fonda un partito che fa riferimento a Benoît Malon, un socialista francese che è più possibilista e più gradualista che non in gruppi più radicali, no? Sì. Ecco, ma di questo avremo modo semmai di parlare altrove. Sì. A questo punto resta da vedere qual è stato il collante tra il 1870 e il 1914, una specie di accordo costituzionale, per così dire, una specie di patto costituzionale che vede uniti gli uomini della destra e della sinistra, ed è la massoneria. La massoneria è una specie di super partito che, soprattutto a partire dagli anni 50-60 sostanzialmente, ma soprattutto dopo l'Unità d'Italia, assicura la gestione e la camera di compensazioni tra le forze opposte. E cos'è la massoneria? La massoneria è un vecchio istituto organizzato nel Settecento in Inghilterra prima, poi in Francia, che rappresenta un po' il pensiero degli illuministi. Basti citare Haydn e Mozart, per dire, tra gli intellettuali più in vista che sono stati massoni, ma ci sono anche letterati, anche Foscolo sembra essere stato massone tra gli altri, e rappresenta un po' la dissidenza religiosa. Chi non era cattolico poteva essere metodista o anglicano, ma si ritrovavano molte volte nelle logge massoniche. Poi viene elaborata una dottrina del supremo ordinatore del mondo, dell'ente supremo, come lo chiama Robespierre. Perché non sono atei i massoni, non sono atei. Teisti. Sì, sì. In qualche modo Mazzini... Spiega cosa vuol dire teisti, teista, ateo vuol dire senza Dio, negatore di Dio. Loro credono in un Dio personale, che in qualche modo riappare anche in Mazzini. C'è una lunga questione se Mazzini è stato massone o no. Forse lo è stato nei primi tempi della sua carriera, poi col fondare la Giovane Italia si è staccato dalla massoneria, ma la carboneria è figlia della massoneria, quindi diciamo tutti i moti tra il 20, 21, eccetera, sono in parte massoni che guidano, Morelli e Silvati, per dire i due nomi dei due tenenti che guidano la rivoluzione nel Regno di Napoli, sembra che fossero massoni. Quando si parla di massoneria, in realtà è molto difficile, perché non esistono
delle liste ufficiali della massoneria. Tutti i massoni sono tenuti a smentire la loro appartenenza alla massoneria, pena una specie di scomunica interna, insomma, dalla parte della massoneria. Quindi noi pensiamo che fossero massoni Morelli e Silvati, Santore di Santa Rosa e quant'altri, ma in realtà non abbiamo le prove. Uno dei pochi di cui siamo sicuri della sua appartenenza alla massoneria è Giuseppe Garibaldi. Ma scusa Franco, tu stai dicendo praticamente, poi ti faccio parlare di Garibaldi massone, tu stai dicendo praticamente che con la sparizione dello Stato della Chiesa, no? E quindi con la perdita del potere temporale della Chiesa, si apre una fase che va dal 1870, dentro cui si colloca appunto il 20 settembre, e va fino al 1914, cioè fino alla Prima Guerra Mondiale, nel corso della quale le classi dominanti in Italia, pur avendo posizioni politiche diverse, si caratterizzano per un fatto che le accomuna, e questo fatto che le accomuna sarebbe l'appartenenza della maggioranza di loro alla massoneria. Stai dicendo questo? Che c'è l'egemonia politica della massoneria in Italia. Ci sono dei libri sulla massoneria che fanno il nome anche di quanti deputati massoni sedessero in Parlamento. Io ho un certo scrupolo a fare nomi e cognomi, perché ho anch'io conosciuto dei massoni, ma nessuno ha ammesso di essere massoni, neanche con me, che ero amico personale di alcuni massoni padovani. Però, se devo dire la verità, l'unico massone padovano che io posso dire di essere, che fosse massone, era Masini, il console italiano a Lugano, che negli anni 50 ha esercitato un peso importante nel Partito Repubblicano e che è venuto a morire qui a Battaglia Terme. Lui era il fratello del farmacista di Battaglia, e quando è morto è stata organizzata una mostra su di lui in cui sono stati esposti anche i suoi cimeli massonici, le decorazioni, i nomi, e poi era un noto massone legato a Pacciardi sostanzialmente tra i repubblicani. Sì, Randolfo Pacciardi è un dirigente importante del partito. E negli anni 20-30 ha guidato l'opposizione al fascismo. Ma potresti in due parole darci alcune idee su quelle che sono le idee forza della massoneria? Abbiamo detto che non sono atei, però sono anticlericali. Certo. Dici un po'. Allora, io ho cercato una volta di fare un corso sulla massoneria all'università, quando insegnavo ancora. E alla fine ho lasciato perdere, perché era difficile fare un discorso, come dire, sintetico sulla massoneria. Allora, pensate che nella Rivoluzione francese erano massoni sia i giacobini, alcuni dei giacobini erano massoni, Danton per esempio. Altri massoni erano antirivoluzionari e sono stati decapitati. Quindi dal punto di vista politico è estremamente difficile sintetizzare la massoneria con uno slogan, perché in realtà ce n'erano, per esempio, questo è uno, un esempio minore, le donne e la massoneria. Allora, la massoneria è sostanzialmente maschile, rappresenta quella sociabilità borghese, liberale, in cui gli uomini si trovano per conto loro, insomma, ecco. Come i club inglesi, come i club ancora oggi, giocano i giornali, giocano a carte, a bridge, fanno quello che vogliono. Le donne no, le donne stanno a casa. Nella massoneria francese invece si crea un'organizzazione femminile, le cosiddette mopse, in cui le donne sono ammesse. E una di queste donne apparentemente rivoluzionarie sarà la regina di Napoli, Maria Carolina, che sarà poi, girato l'angolo, una delle più terribili persecutrici dei liberali, degli stessi massoni, perché i repubblicani del 99 di Napoli sono tutti massoni. Tu parli della rivoluzione giacobina del 1799, che viene stroncata da una insurrezione capeggiata dal cardinale Ruffo, dai preti che si mettono alla testa dei contadini calabresi, napoletani, fanno fuori tutti i giacobini, alcuni li massacrano nei paesi, altri li condannano a morte, li impiccano o gli tagliano la testa a Napoli.
e la sovrana di Napoli, la moglie del re, è assai più cattiva del re nella, certo, repressione, però forse era massona anche lei. Ma in realtà sembra che sia stata massona fino al 1790, diciamo, tanto per dare. Poi si è staccata dalla massoneria, è diventata antimassonica, quando ho visto che i suoi compagni di loggia erano tutti repubblicani, dalla sua dalla giornalista Eleonora Pimentel, Eleonora Fonseca, Pimentel, agli altri, Hierocades, il primo massone e insieme massone e giacobino, che poi esce anche dal giacobinismo, ma che aveva Parghelia, è un paesino vicino a Tropea, che era la sua patria, e lì sorge la prima loggia massonica alla francese, sull'esempio di quei massoni che stavano facendo la rivoluzione. Ma come ho detto prima, c'erano anche molti non massoni, e molti massoni dalla parte dei rivoluzionari, e anche non massoni, e anche molti massoni dalla parte dei giustiziati. Basti pensare al duca d'Orléans, che è stato il capo della massoneria, il padre di, era quello che poi si è chiamato Filippo Egalité, il padre del duca d'Orléans, che diventa re di Francia nel 1830, o il padre o il nonno. Luigi Filippo. Luigi Filippo. Quindi voglio dire, c'è una lunga controversia. Poi a un certo momento la massoneria diventa napoleonica. Quando Napoleone diventa primo console, eccetera, eccetera, e poi imperatore, la massoneria diventano funzionari del re, del nuovo stato, dell'impero, e sono quindi il principe Eugenio in Italia, tutti i gangli dell'amministrazione napoleonica sono di origine massonica. Io penso che qui a Padova i pochi esponenti della minoranza filo-bonapartista fossero massoni, e parlo per esempio della famiglia Papafava, tra gli esponenti il senatore, non mi ricordo più il nome, mi sfugge il nome in questo momento, che è stato anche il marito, aspetta, che penso al, c'è la fondazione. Ma parli di Novello, Papafava? No, no, Novello, allora, la prima giacobina, non so però se massonica, è stata Arpalice, o Arpalice, che dir si voglia, Papafava, il cui salotto lo chiamavano il salotto giacobino. E poi c'era anche l'altra nobildonna padovana, che era la capodilista. C'erano due salotti, sostanzialmente. I repubblicani padovani, i radicali giacobini. In realtà il termine giacobino non si presta. Questi al massimo sono girondini, cioè l'ala destra della rivoluzione francese. Ma sono stati chiamati per spregio giacobini, per ironizzare sul fatto che queste erano tutte quante famiglie nobili. Insomma, radical chic, si direbbe. In realtà erano molto moderati, forse il più a sinistra di tutti è stato Alvise Savonarola, anche lui esponente di una nota famiglia padovana, che era alle origini di quei Savonarola che poi si sono spostati a Ferrara, di cui Girolamo. Da cui viene Girolamo, il prete, il domenicano terribile, fustigatore. Il nome più noto è quello. Pentitevi. Quindi, in realtà, quindi si può dire che la massoneria alla fine tende a confondersi col bonapartismo. Alla caduta di Bonaparte, i primi nuclei massonici indipendenti si creano attraverso la carboneria. I carbonari, per esempio Maroncelli era massone e carbonaro, e così altri. E quelli altri di Fratta Polesine? Quelli di Fratta Polesine. La prima loggia carbonara sotto quindi, l'Austria nel Veneto. Infatti si chiamavano logge anche quelle carbonare. In realtà sembra che la carboneria sia un travestimento politico della massoneria, siccome c'era stata la scomunica papà, la prima del 1738, quindi antica tradizione.
scomunicati i massoni nel 1738. Ah, beh. Pensate che il principe di San Severo, il duca di San Severo, quello del Cristo velato. Ah, quella bellissima statua. La bella statua. È stata fatta... Stiamo parlando di una statua che c'è a Napoli, in questo oratorio della famiglia San Severo, che rappresenta Gesù Cristo deposto dalla croce. C'è questo uso incredibile del marmo, una parte del quale rappresenta il velo che copre in trasparenza, allora, il corpo bellissimo. Questo è stato interpretato in senso massonico, verità nascosta. E quindi questo era... Dice, il principe di San Severo, perché l'abbiamo citato? Perché l'hai citato? Pensate. Perché, come massone. Ah, massone. È stato massone, poi dopo la scomunica del Papa ha fatto una marcia indietro. Anche perché, a parte il Papa, il re di Napoli, che era amico suo, lo ha convinto che se lui voleva continuare a essere uno dei suoi più fedeli amici e seguaci, doveva deporre la massoneria. Okay. Okay. Questo è famoso, il principe di San Severo, anche perché si vantava di essere riuscito a leggere il quipu. Sapete quella specie di alfabeto con i nodini che facevano gli Inca? All'epoca tutti quanti avevano imparato a leggere i geroglifici, inventandosi. E poi questo principe di San Severo, tra le altre cose, aveva scoperto il linguaggio, la scrittura degli Inca. Chiuso la parentesi settecentesca, ma pensate che nel Settecento essere massone era anche un segno di distinzione politico-culturale, insomma. Ecco, sono riuscito a fare un corso su Mozart massone, rivoluzionario e massone, perché Mozart non è solo il bel personaggio che scrive le musiche dolci, eccetera, ma pensate alle opere che sono chiaramente di impronta massonica, il flauto magico soprattutto, ma poi scrive anche musica massonica, ma anche Haydn è massone, anche il padre di Mozart, Leopoldo, è massone, cioè fa parte di quella strato alto borghese. In realtà si può dare una definizione, anche questa sempre parziale: la massoneria vede insieme nobili e borghesi, le couche nouvelle, le nuove classi dirigenti massoniche, sono create in buona parte da alcuni nobili che sono in rotta con la nobiltà assolutistica, eccetera, ma anche con alcuni borghesi, per esempio Ciro Menotti, tra gli uomini del Risorgimento italiano. Ciro Menotti, modenese. La rivolta di Modena, no? Del tentativo rivoluzionario poi abortito. E poi questa doppiezza di questi massoni carbonari che cercavano di fare la rivoluzione con l'appoggio dei sovrani. Ciro Menotti ha trafficato molto con il duca d'Este, che era il suo sovrano, e quindi non si capiva bene se era alleato del sovrano o era il suo nemico, e quindi la polemica di Mazzini nei confronti di questi gruppi è dovuta al fatto che lui li considera non democratici e non radicali. Ma tu dici praticamente che la classe dirigente italiana di estrazione liberale, 1870, quindi siamo partiti sempre dall'abbattimento del potere temporale della Chiesa fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, è sostanzialmente di estrazione massonica. Ma allora, quindi hai detto, sono teisti, sono anticlericali, c'è una polemica forte della massoneria in Italia nei confronti della Chiesa cattolica e viceversa. Sì. La scomunica, tu hai detto. La prima scomunica del 1738, poi ribadita in altre successive, ma insomma io parto da quella prima, di cui ha fatto le spese un povero poeta satirico, forse, fiorentino, che si chiamava... Giuseppe Giusti? No, Giuseppe Giusti è un altro personaggio che probabilmente era massone. Infatti io ho avuto in eredità da mio nonno un libro di poesie di Giusti. Sì. Non so altro, ma il fatto che avesse un libro del genere, le poesie di Giusti, anche quelle anticlericali, eccetera, mi fa pensare che forse anche mio nonno, che era segretario comunale, fosse massone. Però
Non c'è. È un discorso che faccio con un amico. Allora dicevi di questo poeta satirico fiorentino di cui Crudeli. Mi è venuto in mente Crudeli, il nome. Allora? Il quale muore poi in carcere, è una delle prime vittime delle ultime vittime dell'Inquisizione e delle prime vittime della massoneria. Fu lui e un portoghese, Corcos, mi pare, se non ricordo male, che morirono nel carcere dell'Inquisizione, nel senso che il Papa aveva promosso contro la massoneria proprio l'Inquisizione, quindi non erano soltanto rei di lesa maestà o di altro, ma erano proprio colpevoli di eresia. Ho capito. All'interno della massoneria poi, soprattutto in Francia, si apre un dibattito tra teisti e atei. La massoneria, che era nata teista, alla fine dell'Ottocento in Francia si divide sul il grande architetto del mondo, è Dio o è la natura? Un'entità, come si può dire, non divina. E quindi è interessante anche seguire questo dibattito. La massoneria italiana però resta fedele al teismo, anche perché gran parte del ceto dirigente sono mazziniani, sono garibaldini o mazziniani. I liberali tentano in un primo momento di impadronirsi della massoneria con Nigra, che era un uomo fedele a Cavour. Costantino Nigra. Nigra, che era stato anche ambasciatore in Francia, eccetera. Ma poi la sua elezione non passa, non ottiene l'unanimità dei consensi e viene eletto in un primo momento Garibaldi, il gran maestro della massoneria. Ma come funziona appunto dal punto di vista organizzativo? Come sono organizzate? Le logge sono locali però locali, di città. E poi ogni tanto fanno dei congressi o delle riunioni, delle convenzioni nazionali in cui si tratta di trovare un leader. Sì. E dopo Garibaldi c'è tutta una serie di leader diciamo di sinistra, perché uno dei più noti è Ernesto Nathan, il sindaco di Roma, che era stato intimo di Mazzini. Qualcuno sosteneva che era un figlio illegittimo di Mazzini. Questa è una leggenda. Attenzione, ho notato sempre in questa logica di un rapporto molto teso con la Chiesa cattolica, non necessariamente con la religione, che in Italia una parte non secondaria degli intellettuali, dei borghesi, dei professionisti israeliti di religione ebraica sono massoni. Sì. L'esempio di Ernesto Nathan è uno di questi. Massone e anche ebreo. Ma in realtà anche molti non cattolici, adesso mi viene in mente la Chiesa metodista, sono quasi tutti eretici e anche massoni. Quindi hanno una religione che non è quella cattolica, ma insieme saranno legati. Praticamente la massoneria è anche una specie di riunione di tutte le minoranze religiose. Sì. E quindi, d'altra parte, sapete che in realtà la sinagoga di Satana, come viene chiamata dai cattolici, dai gesuiti, e pensate come si mescolano insieme l'antisemitismo, la sinagoga di Satana e tutto questo per... Ah, questa è una definizione che danno i cattolici della massoneria. Proprio i gesuiti. Ah, i gesuiti. La civiltà cattolica lancia questo slogan. La civiltà cattolica è la rivista teorica dei gesuiti. Certo. Fino agli anni 50, quando noi eravamo ragazzi, essere massone era considerato una specie di vergogna. Si indicava a dito, non dico in paese perché in paese non c'erano, ma in città i massoni erano considerati, e nessuno lo sapeva per certo. Io ho saputo dopo la sua morte che il padre di una mia compagna di liceo, il dottor Appiani, quello che aveva la farmacia vicino a Santa Sofia, era massone. Qui a Padova. È uscita una pubblicazione sulla massoneria padovana in cui ricorda il suo nome e quello di altri come fondatore della prima loggia massonica dopo la liberazione, nel 45, 47, 48, insomma, quegli anni là. E poi mi ricordo l'impressione che mi ha fatto la prima volta che ho visto le insegne massoniche, il 20 settembre del 1953 o
54 più o meno in prima media e quindi ricordo all'incirca la data, che sulla, sui bersaglieri, sul monumento al bersagliere che domani andremo a salutare. Domani mattina, facciamo una parentesi, dopo tanti anni a Padova, a Piazza Castello, che è di fronte a quelle che una volta erano la casa di reclusione di Padova, le carceri, vicino alla Specola per capire, lì c'è un monumento dedicato al bersagliere, ci sarà una breve manifestazione di ricordo del 20 settembre. Allora dicevi che... È la prima volta che ho visto la parola massoneria scritta su una lapide, su una corona di fiori, è stata la massoneria padovana che ricordava il 20 settembre del 53 o 54. 1953, sì. Perché era praticamente impossibile in un Veneto cattolico avere informazioni sulla massoneria che non fossero quelle della famiglia cristiana, di tutti questi giornali cattolici che erano ancora legati alle vecchie definizioni di massoneria. Non so se poi negli anni sembra che qualche cattolico si sia anche avvicinato alla massoneria. Ogni tanto si parla del cardinale massone, però non si è mai riuscito a identificarli, questi esponenti della Chiesa cattolica infiltrati nella massoneria. È difficile capire se facciano il doppio gioco, che sono massoni cattolici o cattolici massoni, quindi è una questione. Ma in realtà la massoneria si ricollega a una vecchia tradizione di anticlericalismo italiano, senza citare il solito Dante, che è forse il primo anticlericale italiano. Mi viene in mente Machiavelli, nei discorsi sopra la prima decade di Tolivio, dice: abbiamo con la Chiesa e coi preti, noi italiani, questo primo obbligo di essere diventati senza religione e cattivi. E direi che è una specie di condanna senza... E Guicciardini dice cose analoghe, che se lui non avesse problemi di famiglia sarebbe con Lutero, ma siccome è soldato del Papa e deve... e deve guadagnarsi lo stipendio, combatte contro Lutero, ma in cuor suo simpatizza con i luterani. Ma quindi il grande avversario della massoneria in Italia è la Chiesa. Cattolica. Sì. Poi, e viceversa. Si può essere massoni di destra o massoni di sinistra, quindi più o meno aperti alle istanze dei socialisti. Anche alcuni anarchici fanno parte della massoneria. Lo stesso Bakunin sembra che sia passato per la massoneria e poi uscito. E quindi, voglio dire, raggruppa un po' tutti quelli che non sono cattolici. Quelli che politicamente sono non cattolici hanno una specie di grande alleanza in cui militano, ciascuno mantenendo le sue idee, perché evidentemente Cavallotti è un massone radicale, molti radicali. Parliamo di Felice Cavallotti. Sì, quello che... Abbiamo anche la lapide qui a Prato della Valle. Sì, anche qui nome di strade molto diffuso in tutta Italia. Felice, e poi è stato ucciso da un padovano. Macola. Dal Ponte Macola, sì. In un duello. Ma politicamente è importante perché rappresenta un po' il fulcro del partito radicale, della sinistra non monarchica, o un po' monarchica forse anche lui, ma insomma radicale, insomma. Sì, sì. Ecco, quindi direi che può bastare come... Senti, ti faccio un'ultima domanda. Tu hai introdotto sei partito dal ricordo della data del 20 settembre 1870, hai detto, io dopo te l'ho fatto sottolineare, hai fatto moltissimi esempi di questa continuità nella classe dirigente liberale in Italia dal 1870 fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la maggioranza delle persone che hanno responsabilità politiche, ministri, presidenti del Consiglio, generali, insomma, persone che hanno grande importanza nella vita politica e civile del nostro paese, strati importanti del potere sono di estrazione massonica, però all'inizio avevi detto che questa celebrazione del 20 settembre 1870 come data fondativa dello Stato italiano, Roma capitale, subisce una forte
un forte ridimensionamento a partire dal 1929, cioè la stipula del concordato tra lo Stato, nel 1929, da 7 anni Mussolini è il Presidente del Consiglio dei Ministri, e la Chiesa. Vuoi dirci qualcosa su questo? Mussolini ha fatto un colpo di genio. Quando si trattava di consolidare il regime fascista, ha capito che l'appoggio dei cattolici era fondamentale per assicurare la persistenza del suo governo, che era nato da un colpo di mano e che quindi aveva ancora delle fragilità. E quindi per far questo è disposto ad aprire la borsa, paga mi pare 3 miliardi al Vaticano, cioè fa anche un esborso, è come se avesse comprato i possedimenti ex pontifici. Come un rimborso dei danni di guerra, insomma. Sì. E quindi si assicura la fiducia del Papa, che lo elogia come un uomo che la provvidenza ha mandato al posto dei vecchi liberali, tutti quanti irremovibili sulla conquista del potere romano, e quindi in qualche modo c'è una riabilitazione del cattolicesimo, che poi nel 30-31 c'era tutta una serie di scontri tra l'azione cattolica e Mussolini, ma che comunque pone la premessa di quella corrente clerico-fascista che sarà presente per tutta la storia del fascismo. Il fascismo non è mai stato anticlericale, se non il primo Mussolini del 19, che tuonava contro i preti, eccetera, e che aveva fatto la scommessa: se Dio esiste mi fulmini intanto che sto parlando, ma questo rappresenta il vecchio Mussolini socialista. Poi tutta una serie di personaggi della Chiesa, i cardinali, eccetera, sono stati filofascisti. La guerra di Spagna è stata l'altra tappa di consolidamento del 1936-1939. Il Papa benediva i fascisti che andavano a ammazzare i socialisti e i repubblicani spagnoli. Sì, anche perché insomma gli antifranchisti spagnoli hanno fatto fuori un po' di preti, no? E di monache. Sì, soprattutto gli anarchici, sì, ma anche i socialisti e i comunisti. Certo. Io sono stato a Barcellona, la famosa chiesa, che non mi ricordo più come si chiama, che era stata devastata dagli anarchici, mm-hmm, e che adesso è diventata una delle chiese più belle di Barcellona, Santa Maria del Mar, mi pare che si chiami. Ecco, ma perché dire, gli anarchici erano molto forti in Catalogna, erano egemoni a Barcellona. Barcellona, quindi sì. Poiché la religione... E sono completamente scomparsi. Sono... Oggi, cioè oggi, qualche anno fa sono stato a Barcellona e ho cercato se trovavo una lapide che indicava la sede della Federazione Anarchica. Non c'è più nulla. Non c'è più niente. Mm. Almeno nel centro, dopo magari esiste un piccolo gruppo, ma non hanno più un giornale. Una volta avevano i giornali, avevano una presenza... era il partito di massa di Barcellona. Soprattutto in Catalogna. Quindi la Chiesa, ma allora tu dici che... anarchismo. Mentre l'anarchismo è sostanzialmente finito, la Chiesa, dopo Roma, la presa di Roma sembrava che fosse la premessa per la fine della Chiesa Cattolica. Secondo le previsioni dei giornali austriacanti e filo-papalini, significava porre in dubbio la sopravvivenza della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha vissuto oltre 100 anni dopo la presa di Roma senza risentire in nessun modo, credo, della perdita del potere temporale. Quindi non era necessario che la Chiesa avesse uno stato suo. La sopravvivenza della Chiesa è destinata a durare negli anni. Bene. Benissimo. L'ultima cosa che ti chiedo, e poi mettiamo un minimo di musica, se vuoi bevi qualcosa, un po' d'acqua, e poi partiamo con le telefonate. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, Franco, tu hai detto sostanzialmente che il concordato del 1929 tra lo Stato, allora governato a partito unico dal Partito Nazionale Fascista Benito Mussolini, e il Papa è un colpo di genio di Mussolini, che rivede completamente, se la mettessimo sul terreno delle coerenze,
c'è chi si meraviglia anche giustamente del fatto che il PD e i 5 Stelle se ne dicevano di tutti i colori e governano assieme. Beh, allora basta vedere nel 1912-13, prima della prima guerra mondiale, hai ricordato l'episodio famoso di Mussolini che è in Svizzera, è socialista, va a un dibattito con un pastore protestante che mi pare si chiamasse Taglia la Tela, e la sfida tra loro, con centinaia di persone che assistono, è sull'esistenza di Dio. A un certo momento, come tu ricordavi, Mussolini dice: va bene, adesso al di là dei nostri discorsi, io caro pastore ti sfido, metto l'orologio, gli orologi a cipolla che si usavano una volta, sul tavolo e do 3 minuti, 5 minuti, non mi ricordo, comunque gli dà poco tempo al tuo Dio. Se esiste, ne dia una prova e mi fulmini. Passano i 3 minuti, 5 minuti, Mussolini è sempre lì, e quindi questa è la prova che Dio non esiste. Ecco, 15 anni dopo, quindi non 100 anni dopo, Mussolini viene chiamato l'uomo della provvidenza perché ha firmato il concordato con la Chiesa Cattolica. Ma perché tu hai detto che è stato un colpo di genio di Mussolini questo concordato? In un paese che è cattolico l'80%, all'epoca forse anche più dell'80% erano cattolici, l'appoggio del Papa significava che Mussolini non se ne sarebbe più andato dal potere a meno che non fosse successa una guerra mondiale, come in realtà fu, ma la Chiesa rimase fedele a Mussolini, secondo me, fino al 1943. Nel 1943-1945 ci furono alcune prese di distanza tra la Chiesa e Mussolini, ma non si può mai dire che la Chiesa abbia scelto i partigiani. La Chiesa ha cercato di essere neutrale tra camicie nere e partigiani, tra SS e volontari della libertà. Non ci fu mai un atteggiamento della Chiesa. La scomunica Hitler non arrivò mai, viene sempre pensata come possibile, ma no. In realtà era impossibile, perché il Papa Pio XII, che era stato nunzio in Germania, si guardò bene dallo scomunicare, ammesso poi che avesse senso scomunicare un personaggio che poteva fare a meno anche della benedizione papale. E quindi la complicità tra la Chiesa e il fascismo, non per citare sempre Ernesto Rossi, ma credo che sia un dato che dura nel tempo, insomma. E in una prossima volta, se vorrai, dato che più volte hai nominato Ernesto Rossi, personaggio oggi poco conosciuto, credo che a lui sia dedicata però una via qui al Bassanello di Padova. Di sì. Mi pare di mi sì. Devo guardare nel personaggio stranale. Di origine liberale, antifascista, credo al tempo della Prima Guerra Mondiale interventista democratico e così via. Ha scritto un libretto che anch'io quando ero molto giovane ho letto e che ti ho visto con piacere sfogliare l'altro giorno, che significativamente si chiama Pagine anticlericali. Ha scritto un altro libretto che si occupa di altre cose, che si chiama, pur essendo lui non un socialista, non un comunista, ma un liberale, un liberista, si chiama questo libretto Padroni del vapore, certo, anche e fascismo. Quello... Una volta ce l'avevo, adesso non lo trovo. Bisogna andare in cerca. Sono quei libri che si tengono. Sì, ce lo ricordiamo tutti. Non mi ricordo più dove l'ho messo. Allora adesso facciamo così, sì, caro volentieri. Franco. Adesso facciamo, senti un po' di, prima ti metto l'Inno di Mameli, così sì. Stiamo dentro. Senti una piccola sigla, vuoi bere un po' d'acqua, te la vado a prendere. No, vado a fumarmi una sigaretta. Va bene, allora tra 4 minuti ricominciamo. Senz'altro, va bene? Scappo, ti facciamo sentire l'Inno Nazionale. La sigla della radio è qualcosa su come sostenere Radio Cooperativa se doveste ancora fare la dichiarazione dei redditi. C'è ancora la possibilità di dare a Radio Cooperativa, all'Associazione Amici di Radio Cooperativa, il 5 per 1000. Allora, un po' di musica e di sigle e tra 4-5 minuti sale di nuovo l'amico Franco Fasulo e parliamo di 20 settembre e di annessi e connessi. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale.
con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto! Ritorniamo in diretta, questa è Radio Cooperativa, oggi è venerdì 18 settembre 2020, domani 19 settembre 2020, vigilia del 20 settembre 2020, sono 150 anni dall'ingresso dei bersaglieri, dei soldati italiani del Regno d'Italia a Roma, della fine del potere temporale della Chiesa, e a partire da questa data, che domani verrà celebrata attorno alle 10.30 al monumento ai bersaglieri che si trova in Piazza Castello a Padova. Piazza Castello a Padova in pieno centro è alla fine o all'inizio, dipende da come vi mettete, di una strada che si chiama Riviera 20 Settembre. Domani ci sarà una manifestazione di ricordo. Noi abbiamo parlato a partire da questo evento, ma abbiamo parlato anche di tante altre cose, con il professor Franco Fasulo, che adesso ritorna a vostra disposizione. Potete chiamarci, vi do il via tra pochi secondi, allo 049 880 90 20 oppure mandarci degli SMS al 345 18 91 685. Chi vuole chiamare può incominciare a farlo. Raccoglieremo alcune domande e alcuni interventi, vi prego di essere sintetici, e poi avremo la risposta, la replica, l'approfondimento da parte di Franco Fasulo, che è stato per molti anni professore di storia moderna all'Università di Padova e che è tornato dopo un paio d'anni, credo, a trasmettere con noi nella trasmissione settimanale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Controllo il telefono sperando non ci sono problemi di funzionamento, per cui chi volesse chiamare lo può fare, infatti abbiamo subito qualcuno in linea. Radio Cooperativa, chi parla? Buongiorno, sono Cristina da Padova. Buonasera Cristina, vi ringrazio, prego. Buongiorno, vi ringrazio tantissimo della puntata, sono veramente contenta di essere che ho sentito e aspetto veramente con altrettanto entusiasmo che mi parliate di Ernesto Rossi, che ho sentito nominare tantissimo in Radio Radicale, so che per dire Pannella adesso non c'è più, però anche lui era un appassionato, lui in senso strettamente liberale, io sul liberalismo ho sempre avuto qualche dubbio, però voglio capire, grazie della puntata, veramente, grazie. Al suo ospite soprattutto, grazie. Beh, in realtà Ernesto Rossi era un liberale di quelli che ce ne vorrebbero ancora di quella taglia, perché lui era liberale nel senso che Piero Gobetti era liberale, cioè quella ala sinistra del liberalismo che è stato importante anche nella lotta contro il fascismo. Oltretutto Ernesto Rossi è stato un resistente anche durante il periodo fascista, cioè non è l'ultimo arrivato, e secondo me tra Pannella e Ernesto Rossi, se io devo scegliere tra loro due, è più grande Ernesto Rossi, anche se poi ha ceduto il passo ai giovani. Pannella era un giovane quando è succeduto a Ernesto Rossi nella guida del Partito Radicale, perché Ernesto Rossi secondo me non si sarebbe prestato a certi giochini che ha fatto Pannella. Ho conosciuto Pannella negli anni 60 e sembrava
come dire, un guru, un profeta dell'anticlericalismo, eccetera, e vederlo poi in lizza con Berlusconi, con la Bonino che è stata eletta deputata a Padova per il partito di Berlusconi, dopo essere stata una degli leader con Pannella del Partito Radicale, è stata una grossa delusione. Io ricordo dal 58 il Partito Radicale che si è alleato con il Partito Partito Repubblicano, poi si è alleato col Partito Socialista negli anni 60. Cioè, era un partito di sinistra inizialmente, poi ha dirazzato un poco, ma insomma capita nelle migliori famiglie. Va bene, comunque sì, aderiamo a questa richiesta di Cristina e vedremo di dedicare una trasmissione anche a Ernesto Rossi, 049 880 9020 oppure 345 18 91 685 se volete mandarci dei brevi messaggi e potete interloquire con il professor Franco Fasulo, già docente di storia all'Università di Padova e da tanti anni appassionato collaboratore di Radio Cooperativa. Vediamo se arriva qualche telefonata. Oltre a quella di Cristina, mi permetto di sollecitarla, ma se non arriva faccio io una domanda a Franco, salvo poi il fatto sì, che se qualcuno telefona interrompiamo e così via. E senti Franco, che rapporto ci fu durante il periodo fascista tra il fascismo e la massoneria, dato che abbiamo parlato del rapporto di tensione tra massoneria e Chiesa Cattolica? Allora, il fascismo condannò la massoneria, sciolse le logge, forse qualche fascista era anche massone, ma soprassedette. Io penso per esempio a Balbo, forse anche Grandi, forse alcuni esponenti del fascismo, soprattutto Emiliano Romagnolo, erano probabilmente stati massoni, ma poi si staccarono dopo la condanna. Va bene, adesso sentiamo la telefonata, se ci viene confermata. Radio Cooperativa, chi parla? Maurizio. Elide. Sono l'Elide. Allora, hai sentito la trasmissione? Sì. Allora, cosa ci vuoi dire? Cosa vuoi che ti dica? Che ne sarebbe tante da dire del fascismo. Che speriamo che non torni su di nuovo. Perché la gente sono malati della testa, sai. Comunque saluto te anche tuo amico, Va bene, grazie Elide. Ciao, un abbraccio. Buona giornata, grazie. Grazie. Va bene, ci siamo interrotti per salutare la nostra ascoltatrice Elide. Se posso interrompere anch'io. Prego. Volevo ricordare Alfredo Donà, perché io sono venuto a Radio Cooperativa, ero amico anche di Maurizio Angelini, ma il mio primo... Alfredo aveva una presenza precedente alla mia Radio Cooperativa. E quindi voglio dire, se oggi sono qua è anche perché sono amico di Alfredo Donà. Certo. Ma che facevate trasmissioni di storia veneta? Cosa sì, facevate? Abbiamo fatto 2-3 anni, 4, non so, storia veneta. Siamo andati a finire persino sulle ricette venete. Una volta mi hanno chiesto la ricetta del fegato alla veneziana, perché avevo parlato di Venezia. Allora pensavano che io fossi anche un cuoco. Ma andavi a Mortisa, alla sede di Mortisa di Radio Cooperativa, alla sede di Mortisa, in via Mortisa 114. Mi ricordo, pigliavo l'autobus e arrivavo là vicino e quindi non avevo il vantaggio di adesso che arrivo con la macchina di Angelini. Molto lussuosa. Alfredo Donà al massimo poteva venire a prendere in bicicletta, ma era un po' scomodo andare in bicicletta. Va bene, ricordiamoci Alfredo Donà. Alfredo, che è stato una brava persona. Va bene, il telefono è a vostra disposizione, 049 880 90 20 oppure 345 18 91 685. Vuoi dire qualcos'altro? Dicevi che il fascismo ha sciolto la massoneria. Ha sciolto la massoneria e l'ha perseguitata. Il capo della massoneria, un certo Domizio Torrigiani, è stato mandato al confino politico. Cioè, ci fu proprio una lotta e i primi gruppi antifascisti, soprattutto in Francia, in Svizzera, eccetera, si crearono attorno a logge massoniche. Le logge massoniche straniere, per lo più, furono antifasciste. A Londra, a Parigi, a New York, credo anche, si crearono dei gruppi, il finanziamento
della LIDU, Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, sì, erano in gran parte di origine massonica, massoni italiani e massoni francesi. Perché la massoneria è un'organizzazione universale, mondiale, certo, no? E negli anni di cui stiamo parlando, in Italia viene sciolta, ma c'era in Francia, c'era in Gran Bretagna. In tutto il mondo praticamente, fuorché sì, in Spagna, perché anche in Spagna viene sciolta la massoneria, in Portogallo. Le vecchie massonerie portoghese e spagnola, che avevano 200 anni di storia, certo, sono sciolte da Franco e da Salazar. Ecco, vediamo chi c'è in linea. Sì, Radio Cooperativa, chi parla? Sì, io sono Roberto. Buonasera Roberto, dica. Buongiorno, mi auguro che lei non si agiti, perché non ha un senso agitarsi se uno... diciamo ha una visione diversa dalla sua, perché questa si chiama libertà. Bene. Se uno si agita per una persona che dice una sua opinione, diciamo, cioè non è sicuramente, diciamo, libertino, o come tale vorrebbe farsi. Va bene, stiamo parlando della massoneria del Risorgimento, cosa ci vuole dire? Ho sentito così a sprazzi, la massoneria effettivamente è mondiale, qua non si discute. La massoneria, tra l'altro, lo dimostra quello che era stato in Italia, che c'era dentro un noto presentatore, conduttore televisivo, no? Che non era sicuramente di fede destrosa o destroide, no? D'accordo? Quindi a chi si riferisce? Era Costanzo, no? Non era Maurizio Costanzo. Allora. Maurizio Costanzo, che sicuramente è riconosciuto, non era sicuramente diciamo identificato. Quindi la massoneria, diciamo, copre un 360 gradi, perché la massoneria è la cosiddetta io do una cosa a te, dai una cosa a me, guarda che c'è quella lì e via dicendo. Io invece vorrei ritornare, perché qua sento sempre parlare di fascismo. Allora, ascolti Roberto, io non sono agitato, io la prego di non agitarsi lei, stia all'argomento di cui abbiamo parlato. Roberto, stia all'argomento di cui stiamo parlando, non parli d'altro, non c'entra. Benissimo, allora diciamo, essendo che era tutto concatenato e non ha senso, capisci, che io vada a farmi sangue cattivo con lei, io la saluto. Le dico però una cosa, 160 milioni di morti col comunismo, sì, 40 diciamo con il nazifascismo. Va bene, quindi, rapporto di 4 a 1. Il fascismo non c'è più, non ci sarebbe più, d'accordo? Ma vogliamo, qualcuno lo vuol tenere lei, diciamo, in piedi, perché se no non ha altro. Ho capito, ma lei ha la capacità di dire... il nulla, caro Roberto. Le ho detto due volte perché parliamo della massoneria, la ascoltiamo con grande interesse. Dopo che ci ha detto che Maurizio Costanzo è massone, ha parlato d'altro, non è in questo momento, è molto interessante, sempre quello che lei dice, ma non serve a niente alla trasmissione di oggi. La prossima volta, quando parleremo dei morti del comunismo, lei farà tutti gli interventi che vuole. Va bene? Grazie a Roberto. Bene, il telefono è a vostra disposizione e vediamo chi c'è. Radio Cooperativa, chi parla? Allora, io... Vabbè. Sempre lui. Sì, sempre lui. Va bene, d'accordo. Buono, 049 880 9020 341 18 91 685. Il telefono è a vostra disposizione. Abbiamo ancora 10-12 minuti per eventuali vostri interventi e o domande, richieste di chiarimento e così via. Stavi dicendo quindi, Franco, che la massoneria appunto è una organizzazione volutamente universale, e oggi cosa puoi dirci della massoneria? Ma oggi è difficile, dopo lo scandalo della P2, sì, evidentemente io non difendo la massoneria piduista. Cosa sia successo all'interno della loggia subnominata? Ci fu un personaggio, un certo Gelli, sì, originariamente fascista, poi doppio giochista, poi ambiguo comunque sia tra fascismo e comunismo, senza fare delle scelte radicali. E quindi esiste una massoneria legittima, io credo. Io non sono mai stato punto dal desiderio di iscrivermi alla massoneria, perché non condivido quest'idea della segretezza, della,
che aveva senso nel 1700 o nel 1800, perché non esisteva libertà di stampa, di opinione, eccetera, ma che trovo ridicolo oggi, in pieno 2020, essere segreti. Cosa vuol dire essere segreti? Io, se mi iscrivo a un'associazione, voglio sapere nomi e cognomi delle persone che ne fanno parte. Certo. Saranno anche tutti rispettabilissimi cittadini, ma io voglio sapere chi sono, innanzitutto, prima di dare la mia adesione. Non ho niente contro la massoneria, ma ho qualche cosa sull'organizzazione della massoneria. Poi anche lì, le famose logge massoniche. Esistono delle logge più o meno democratiche, più o meno di destra o più o meno di sinistra. Bisogna sapere prima di aderire a che loggia uno si iscrive. La P2 era stata una sorta di trampolino sociale per salire ai piani alti del potere da parte di alcuni rappresentanti. Costanzo non è il più vergognoso, ma ci fu anche Berlusconi tra i più duisti. Ecco, io su questo credo che abbia ragione la religione cattolica, che dice che il potere è pericoloso. Chi punta al potere dimentica quello che è il compito di un'associazione, che è essere al servizio degli altri, non al servizio dei suoi componenti. Quindi, dopo, naturalmente esistono degli ottimi massoni, io penso al Cile, per esempio. Allende era uno degli ultimi massoni. Salvador Allende, il presidente cileno, era massone. Era massone, e probabilmente ce ne sono degli altri della sua altezza. E quindi voglio dire, non scomunichiamo la massoneria, ma neppure santifichiamola. Ci sono dei personaggi onesti, corretti, bravi. I personaggi del Risorgimento italiano erano tutti massoni e sono stati quasi tutti di alto livello politico-morale. Insomma, io credo che su Garibaldi non si possa dire nulla, non credo che su Natan, sindaco di Roma, fosse il migliore sindaco di Roma nel giro di 100 anni, nessuno possa dubitare. Poi naturalmente ci sono stati anche dei maneggioni, dei trafficoni di personaggi che sono diventati ministri grazie alla massoneria. Ma ci fu persino un democristiano ministro massone. E chi? Sarti, sembra che fosse massone. E anche l'altro, sono stati costretti alle dimissioni dopo le indagini della deputata di Castelfranco, della Tina Anselmi, mi pare che fossero Sarti e il ministro del tesoro, che mi sfugge, Emilio Colombo. Sarebbe troppo alto. Un personaggio direi minore, ma importante, perché per fare il ministro del tesoro non si può essere delle mezze cartucce. E quindi voglio dire, c'è di tutto nella massoneria, nel bene e nel male. Quindi, se diamo un giudizio sulla massoneria in quanto formazione, è un conto, ma se poi esaminiamo i singoli personaggi, bisogna diversificare. Io, uno dei pochi massoni che ho conosciuto, era uno dei più seri magistrati di Padova, che invece cadde nella loggia massonica P2. Cioè, voglio dire, io continuo. Perché l'elenco degli associati venne reso pubblico. Venne reso, no? Pubblico, sì, e sì. Quindi di quello lo so, ma era amico, per esempio, di Alfredo, anche Alfredo Donà lo conosceva. Adesso non dico che fosse amico intimo, anche perché era un personaggio che incuteva un certo rispetto e timore reverenziale, ma era amico, per esempio, di Ceresa, che era amico di Leo Pizzi e quindi anche di Donà, eccetera. Cioè, è uno di quei personaggi di cui si può ricostruire la storia, e io ho mantenuto la stima nei suoi confronti, anche se non gli perdono l'errore. Non so come ha fatto a lasciarsi ingannare, io che non ero nulla e nessuno, avevo anch'io raccolto documenti sulla P2 prima ancora che scoppiasse lo scandalo, quindi si poteva. Io non mi sarei iscritto alla loggia P2, però gli è stato fatto balenare che, appunto, essendo un magistrato e quindi un personaggio
rilevante non poteva iscriversi in una loggia normale, e quindi questo per dire come alcune persone della P2 sono anche stati in buona fede. Io non voglio accomunarli tutti nella condanna totale, perché è una politica settaria e non è la mia posizione, insomma, voglio dire, quando si fa un errore alcune volte anche in buona fede. Comunque, a parte la loggia P2, il resto della massoneria è sana sostanzialmente. Hai qualche traffichino per fare il deputato o fare l'assessore, ci sarà stato, c'è sicuramente, però non tutti sono dei carrieristi. Molti potrebbero fare più facilmente carriera anziché iscriversi alla massoneria, iscrivendosi a un partito o un'associazione. Va bene, d'accordo. Mi pare che Franco Fasullo, stiamo concludendo questa trasmissione, ci ha dato una panoramica che è partita dalla data e quindi da una rievocazione e anche da una spiegazione della data del 20 settembre 1870, l'ingresso manu militare sfondando, no? Abbattendo con un colpo di cannone una delle porte delle mura di Roma, di cui appunto l'espressione la breccia di Porta Pia. Siamo partiti da una rievocazione di questo avvenimento, abbiamo parlato a lungo del ruolo della massoneria nel risorgimento italiano, cioè nel processo, nella costruzione del processo di unità nazionale, e abbiamo detto che c'è un rapporto diretto, una grande responsabilità e un grande merito quindi della massoneria italiana nella costruzione dello Stato unitario in Italia. Abbiamo detto alcune cose poi sul rapporto tra le classi dirigenti di impostazione liberale che sono egemoni in Italia, sia pure nelle loro divisioni tra sinistra e destra dal 1870 appunto fino alla Prima Guerra Mondiale. Qualcosa abbiamo detto anche sulla massoneria e sul fascismo. Siamo arrivati poi ai giorni nostri parlando di questa eccezione, forse di questa deviazione, di questa escrescenza rispetto alla tradizione massonica che è la loggia Propaganda 2 diretta da Licio Gelli, e abbiamo parlato in generale di problemi della storia e della società italiana. Con questo ringrazio ancora Franco Fasullo, spero di averlo ancora presto quando vorrà e quando potrà qui a Radio Cooperativa. Se vuoi salutare ancora gli ascoltatori e le ascoltatrici. Arrivederci a tutti e buonasera. E niente, chiudo la trasmissione dell'AMPI di venerdì 18 settembre 2020. Adesso mettiamo un po' a posto il palinsesto, tra pochi minuti è già in sede Don Franco Scarmoncin, che saluto, che fa partire il suo programma Liberamente. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.